26. Mateo Santopadre braces himself before grabbing onto the saddle of a horse, his four-legged nurse for the day. The former shooting champion relies on a wheelchair after a months-long coma following a car accident. He comes here to the San Giovanni Battista Hospital on the outskirts of Rome for therapy with horses, where he says the animals give him confidence. Meditazione bella, bellissima. Riesce a essere in equilibrio, riesce a camminare. È difficile, però col cavallo ci riesco. The hospital, which is in an area that used to host horse races, is the only one of its kind in Italy. The therapy horses help some neurological patients take their first steps after trauma, strokes, degenerative diseases, as well as long COVID. The patients can perform movements that would be harder to do in a regular gym, as they work on muscle strength, balance, and coordination. Grande. The emotional bond with the horses helps too, according to physiotherapist Giorgia Di Santis. Con la sua respirazione calma, tranquilla e battiti rallentati, e coinvolge il paziente. Questo porta il paziente a rilassarsi, ad abbassare un pochino la guardia, a lasciarsi andare un pochino di più e rende il tutto molto più semplice, il paziente molto più accogliente. È comunque un animale che non giudica, è un animale che non ha pregiudizi e è un animale che non mette in primo piano la patologia della persona, accoglie le possibilità della persona. The hospital's program operates alongside traditional rehabilitation. It involves both horses and ponies, and in 2023, it had more than 600 patients. Dr. Franca Tirinelli says it helps patients see themselves in a new light. Perché fino in quel momento è stato lui che ha dovuto prendere, ha dovuto comunque cercare di avere le cure personali, quindi prendersi cura dell'animale è come se lui avesse o dimenticasse quello che è il malato.